Accanto a me Stefania Russo, storico dell'arte e segretaria dell'Associazione Culturale Cosmos 3. Allora, la chiesa monumentale di San Domenico inizialmente era realizzata in tufo, era annesso anche il convento dei Domenicani, costruito nel XV secolo, ma poi danneggiato da un successivo sisma nel 1662. Sì. La chiesa è stata appunto costruita nel XV secolo e aveva annesso questo convento di San Domenico. Poi è stata ricostruita tra il 1670 e il 1680 in seguito appunto al sisma che la distrusse. Ovviamente è stata ricostruita in forme barocche, così come diciamo si presenta ancora oggi nonostante i rifacimenti novecenteschi. Come possiamo notare, l'interno presenta questa bellissima decorazione in stucco nella navata centrale. Ovviamente sono presenti alcune importanti tele realizzate dall'artista Mattia Preti, che tra l'altro furono rubate la notte del 26 febbraio del 1970 per poi essere recuperate qualche anno dopo. Oltre a Mattia Preti vi sono altre rilevanti opere d'arte, tra cui importanti sculture, un bellissimo soffitto a cassettoni ligneo risalente al 1700 e anche un organo. Annessa alla chiesa c'è il convento di San Domenico, che attualmente ospita i locali del Museo Civico di Taverna da una parte, un importante museo con delle opere di Mattia Preti ma di altri importanti artisti, e anche un'interessantissima sezione dedicata all'arte contemporanea, mentre un'altra parte del convento attualmente ospita i locali del comune di Taverna. Alle spalle dell'altare un bellissimo e maestoso Mattia Preti. Sì. Questa è diciamo l'opera più rilevante presente qui all'interno della chiesa di San Domenico. Ci troviamo infatti sull'altare maggiore, quindi nella parte absidale della chiesa, e naturalmente in quest'opera Mattia Preti rappresenta il protagonista al quale è appunto dedicata la stessa chiesa, ossia San Domenico. Come possiamo notare, la tela è racchiusa all'interno di una splendida cornice in legno dipinta, e forse una delle opere simbolo di Mattia Preti presenti qui a Taverna. L'opera rappresenta la visione di San Domenico, anche se è maggiormente conosciuta con il titolo di Cristo Fulminante. È un'opera che Mattia Preti realizza intorno al 1681, quando ormai l'artista si era trasferito a Malta da circa 20 anni. Perché comunque ricordiamo che Taverna diede proprio i natali a Mattia Preti. Sì. Quindi l'artista si era trasferito a Malta e in quegli anni, sotto il regno del gran maestro Gregorio Carafa, lui realizza una serie di opere che poi appunto invierà nella sua città natale, cioè Taverna, e tra queste figura appunto la visione di San Domenico. In quest'opera Mattia Preti rappresenta un importante episodio della vita del santo, quando a Roma San Domenico ebbe appunto questa visione, cioè gli apparve un Cristo furioso nel momento in cui stava per lanciare delle frecce rivolte verso la terra per punire gli uomini che peccavano di superbia, avarizia e lussuria. Quindi a quel punto comparve la Vergine Maria, la quale, in quanto appunto il suo ruolo è quello di essere mediatrice tra gli uomini e Dio, da una parte cerca di fermare la furia del figlio e da un'altra presenta appunto a Cristo San Domenico e San Francesco d'Assisi, che in realtà Mattia Preti non rappresenta in questo caso,
che erano due santi che stavano combattendo sulla terra in nome appunto di Dio, e di conseguenza loro cercavano di diffondere la castità, la povertà e l'obbedienza. Come possiamo notare, la tela risulta perfettamente bipartita, quindi c'è una composizione suddivisa in due parti principali. Nella parte bassa è rappresentata la sfera terrena con San Domenico, che possiamo notare sulla destra, inginocchiato. È inginocchiato con tra l'altro i tipici abiti domenicani, cioè questa tunica di colore bianco e nero. È inginocchiato in segno proprio di penitenza, con le braccia aperte in segno invece di accoglienza del divino, di Dio, e sta proprio chiedendo il perdono dell'umanità per i peccati commessi. Accanto a lui si intravede un cane con una torcia accesa in bocca. Il cane è un simbolo dei domenicani, poiché secondo, diciamo, un'ipotesi, secondo un gioco di parole, domenicani sarebbe uguale a Dominicanis, cioè il cane di Dio. Quindi come i domenicani sono fedeli a Dio, così i cani sono fedeli agli uomini, appunto. Sempre accanto al cane è possibile osservare la presenza di un libro, ovviamente si tratta dei Vangeli, con al di sopra un giglio che è il simbolo della castità del santo. Ancora nella parte alta della composizione, dove avviene in realtà il fulcro della rappresentazione, è raffigurato questo Cristo su delle nuvole sostenute da angeli, che è un Cristo che si impone con tutta la sua forza e con tutta la sua potenza. Infatti è un Cristo giovane, sì, come possiamo vedere. Sì, sì, sì. Ed è un Cristo appunto che, imponendosi con tutta la sua forza, viene rappresentato nel momento di massima ira, quindi quando sta scagliando questi fulmini, perché preti rappresenta dei fulmini e non appunto delle frecce, rivolte verso l'umanità, rivolte verso la terra. E poi nella parte intermedia invece, quindi ad un livello un po' più basso rispetto a Cristo, è raffigurata, non casualmente in questa posizione, l'immagine della Vergine Maria, la quale ha appunto questo ruolo di mediatrice tra gli uomini e Dio, quindi intercede per la salvezza dell'umanità, e presenta appunto con una mano, presenta la figura di San Domenico a Cristo. Naturalmente si tratta anche comunque di un'opera molto espressiva, caratterizzata da un forte dinamismo di animi, di sentimenti, quindi si passa appunto dalla furia e dalla potenza emanata dalla figura di questo Cristo, e quindi anche dall'autorevolezza, alla supplica e quindi alla volontà di penitenza dell'uomo, cioè di San Domenico, attraverso proprio la gestualità e le espressioni dei volti di queste figure. Mattia Preti è stato proprio in grado di rappresentare diciamo, i cosiddetti moti dell'animo, no? E poi si passa infine alla serenità e alla calma, che invece trapela proprio il volto della Vergine Maria. Si tratta comunque di un'opera molto esplicita, nel senso che il messaggio cristiano arriva rappresentato da Mattia Preti, secondo poi alcuni elementi esecutivi è ben chiaro, quindi l'osservatore, in questo caso il fedele che si trova di fronte ad un'opera del genere, capisce subito di che cosa si tratta e quindi riesce a trarre proprio un insegnamento da questo messaggio cristiano. Un po' quelli che erano poi i principi della pittura controriformata che si diffonde a partire dalla seconda metà del Cinquecento. Ed infine, naturalmente, sono chiari i riferimenti ad alcuni artisti, come per esempio il Cristo ricorda chiaramente il famoso Cristo michelangiolesco della Cappella Sistina, realizzato con una grande abilità esecutiva da Mattia Preti, per
quanto riguarda soprattutto i dettagli anatomici. Quindi questa grande maestria nei riguardi proprio dell'anatomia, con questi muscoli bene in vista delle braccia, delle gambe e del torso, che appunto rendono ancora più potente questa figura. Riferimenti a Guercino e in questo rapporto che si crea proprio tra la figura di Cristo e la figura della Vergine Maria. Ed infine riferimenti anche a Lanfranco, in particolar modo in questa atmosfera aurea dalle tonalità dorate che caratterizza la pittura appunto di Lanfranco. Poi ovviamente dei rimandi agli insegnamenti accademici sono presenti nei panneggi del mantello e del drappo che avvolgono il corpo nudo di Cristo, quindi anche una ricerca di virtuosismo da parte dell'artista, che comunque è reduce appunto di questi insegnamenti accademici. E poi come ultimo elemento la luce. La luce arriva dall'alto, illumina i tre personaggi protagonisti del dipinto, quindi Cristo, la Vergine e naturalmente San Domenico. È una luce che si fa proprio dorata nella parte superiore, sembra quasi uscire dal capo del Cristo, e quindi ci fa subito capire che ci troviamo appunto in una dimensione celeste. Mentre nella parte bassa questa luce sparisce ed è sostituita con uno scorcio di cielo nuvoloso proprio alle spalle del santo, e questo ci rimanda immediatamente ad una dimensione terrena, che è appunto quella che Mattia Preti rappresenta nella parte bassa della composizione. Dopo l'intervento di Stefania ci spostiamo nella navata sinistra della chiesa monumentale di San Domenico a Taverna, dove accolgo un nuovo ospite, un nuovo storico dell'arte, che è Bruno Bevacqua. Ciao Bruno. Alle nostre spalle un'altra grande opera di Mattia Preti. Sì, buongiorno. Ci troviamo davanti ad un'opera straordinaria dal punto di vista artistico, ma soprattutto dal punto di vista politico, perché qui Mattia Preti rappresenta un po' quello che è il suo rango raggiunto, quindi una nuova nobiltà raggiunta. Questa è un'opera datata al 1672, una data molto importante nella vita di Mattia Preti, perché in questa data muore il fratello Gregorio, il fratello maggiore, a Roma. Quindi Mattia è sicuramente a Roma, si reca sicuramente, quasi sicuramente a Roma per assistere insomma alle esequie, e in più quasi sicuramente passa da Taverna, dove ha sicuramente modo di stringere rapporti con le nobili famiglie per la realizzazione di nuove opere. Qui ci troviamo davanti alla cappella di famiglia, la cappella Preti. Quindi dicevamo poco fa del fatto che la famiglia nel corso del Seicento, nella prima metà del Seicento, viene declassata e quindi viene portata dal rango della nobiltà al rango delle famiglie onorate. È una cappella che sorge, viene realizzata fra gli anni 70 e gli anni 80 del Seicento, appunto a spese di Mattia Preti, che con quest'opera, con questa cappella, appunto dimostra a Taverna di aver raggiunto appunto uno stadio sociale elevato, e quindi di potersi permettere di stare all'interno di questa chiesa importante fra le altre famiglie nobili di Taverna. L'opera, lo vediamo, raffigura San Giovanni Battista. Perché San Giovanni Battista? Perché San Giovanni Battista è il santo patrono dei cavalieri dell'Ordine di Malta. Fu nominato nel 1642 a Roma cavaliere d'obbedienza magistrale dell'Ordine, e questa nomina fu elevata quando Mattia giunse a Malta, divenendo cavaliere di grazia.
Quindi dicevamo del San Giovanni Battista, santo patrono dell'Ordine dei Cavalieri, raffigurato da Mattia mentre indica con la mano destra un cartiglio retto da un angelo nella parte alta con la scritta penitenza, mentre invece regge nella mano sinistra la canna a forma di croce, a cui è affisso un secondo cartiglio dove è abbreviata la frase: ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. L'agnello di Dio, appunto, lo vediamo lì mentre gioca con un secondo angelo. E dicevamo, è un'opera straordinaria perché è composta da questi toni bruni, da queste luci che in profondità accendono un tramonto, quindi queste luci dorate, arancio, e nello stesso tempo pongono in evidenza la fisicità, la grande fisicità del santo. Il santo è illuminato da una luce che proviene dall'alto a sinistra, questa luce che disegna le forme anatomiche, disegna appunto la figura del santo. E ancora un attributo è quel vasetto lì in basso che appunto il santo usava per battezzare i fedeli. Dal punto di vista stilistico, quest'opera è vicina ai modi di Annibale Carracci, del primo Annibale Carracci, quello che dell'Annibale Carracci romano, e ancora di Giovanni Lanfranco. Questa è un'opera eseguita a Malta e da Malta spedita a Taverna. È collocata appunto sulla cappella di famiglia. La parte più importante comunque consiste nel fatto che Mattia Preti si autocelebra in un certo senso in questo dipinto. Sì, e questo è appunto la parte, appartiene un po' a quello che è il manifesto politico di quest'opera. Cioè, intanto c'è una suddivisione di piani, quindi tre piani ben distinti, un fondo, la figura del santo e Mattia che assiste appunto a questa illustrazione, a questa raffigurazione di San Giovanni Battista. Mattia si pone appunto in basso con la mano destra, la mano sinistra sul petto, sul cuore, quasi a certificare la sua fedeltà, la sua obbedienza all'Ordine dei Cavalieri, e lo possiamo vedere nella cappa, nel vestito rosso con la croce a otto punte, appunto un altro simbolo dei Cavalieri di Malta. E in più si rappresenta con in mano, nella mano destra, un pennello. Perché un pennello? Perché lui ci sta dimostrando che con la sua maestria, con la capacità nella raffigurazione e nella straordinaria qualità pittorica è riuscito appunto a diventare un personaggio illustre, in ogni caso ad elevare il proprio rango sociale, divenendo appunto, come si diceva, cavaliere dell'Ordine di Malta. E la spada, perché questo è un altro riferimento appunto all'Ordine dei Cavalieri, perché i cavalieri di Malta dovevano dimostrare abilità, chi diventava cavaliere doveva dimostrare abilità nella scherma, e soprattutto perché i cavalieri erano chiamati a difendere i fedeli diretti in Terra Santa e a difendere la cristianità dalla minaccia degli infedeli. Dicevamo quindi che questa è la cappella di famiglia della famiglia appunto Preti, e nella parte bassa, sulla base delle due colonne che costituiscono questo altare riccamente decorato, sono presenti gli stemmi di famiglia incorniciati in una cornice appunto d'oro dorata, che a sua volta si pone sopra la croce dei Cavalieri di Malta, ancora la croce ad otto punte, a dimostrazione appunto di aver raggiunto il rango elevato, di essere diventato cavaliere. E per questo appunto questa cappella, questo altare e quest'opera sono appunto un manifesto politico di una nuova nobiltà raggiunta da Mattia Preti e dimostrata alla popolazione di Taverna. Tra l'altro, la presenza della famiglia Preti è costante in questa chiesa, perché ci sono anche delle opere realizzate sempre qui con il fratello Gregorio. Sì, ti riferisci all'opera con San Gennaro e San Nicola di Bari, quella è frutto di una collaborazione, nuovi studi, nuove ricerche, insomma, hanno dimostrato che il San Nicola di Bari appartiene a Mattia Preti, mentre invece San Gennaro è la composizione, la costruzione della composizione appartiene a Gregorio Preti.
Un altro dettaglio molto curioso ed importante in quest'opera è il drappo rosso, la fine del drappo rosso sfilacciato, che è quasi un ricordo di Caravaggio, di come Caravaggio trattava l'abito rosso nella raffigurazione di San Giovanni Battista, quindi un rimando a quella che è la corrente naturalistica legata appunto a Caravaggio, che Mattia Preti ebbe modo di conoscere ancora viva a Roma, quasi sul viale del tramonto, però in ogni caso ha modo di conoscerla, di apprezzarla e di metterla ancora in pratica in opere successive, ancora negli anni 70. Possiamo andare? Sì. Possiamo fare un secondo? Prendo un po'. Dici che si sente troppo la tensione? No. Okay. Vai tranquillo, Bruno. Okay. Salve a tutti.